con Dirt Rally, nonostante l'applicazione dell'ultima patch, la 1.02, non sono riuscito a sistemare l'audio del copilota, quindi dovrò giocare necessariamente senza la sua voce. Spero risolvano questo problema al più presto, anche perché ho notato che sono in molti ad avere questo problema. Pertanto, continuiamo la carriera. Anzi, io in realtà ho addirittura disinstallato e reinstallato il gioco. Quindi rifacciamo nuovamente il campionato aperto della Grecia con la Mini Cooper. Sperando di, come dire, arrivare tra i primi classificati nella precedente diretta. Sono arrivato quinto. Vediamo, vediamo. Abbasserò un pochettino il volume. Anzi, intanto vediamo impostazioni. Allora, via con l'auto, impostazioni veicolo. Assetto freno. Anteriore. Perché porto tutto sull'anteriore? E la posizione di riduci sotto stress, ma cosa sono la stessa? Più che azione su ogni asse può causare. Infatti. Ok. Pensiero anteriore. Molle. Poco, corta, sì. Sospensione, sospensione, marce, posso attivare i consigli volendo. Vengono indicati con degli piccoli indicatori, con delle piccole icone dove portare gli slide. Però in questo caso farò un po' testa mia. Allora, ammortizzatore anteriore, sospensione anteriore. Facciamo. Dietro, avvio con l'auto. Ok, mi interessava sapere più che altro, va bene. Prosegui. Segui, torna all'area di servizio, sì. Postazioni veicolo, assetto freno. Anteriore, ok. Dietro, avvia tappa. Cominciamo subito, subito. Come vedete il copilota è accanto a me, ma non parla, non parla. Più che altro prega. Quindi dovrò tenere fede agli avvertimenti che mi compaiono a video. Non è semplice, ci provo. Dato la prima botta. Peraltro mi sono accorto facendo dei vari test che addirittura si possono forare le ruote. Questa era una cosa che ovviamente nei precedenti Colin McRae Rally non c'erano, comunque nei precedenti Dirt.
Sono fuori tempo, già, e senza nemmeno un incidente, a parte quel colpo di coda di prima. Ammetto di essere un fan della serie, proprio per il feeling. Per la risposta dei comandi, molto ottima, veramente ottima. Preferisco di gran lunga la serie Codemaster rispetto a quella della casa italiana Milestone. Con i VRC non riesco assolutamente a giocare, a tenere soprattutto la macchina su strada. Dico, neanche qui, per carità, però in quelli peggio che andare di notte. Fortunatamente, ok, prendo sti 13 secondi di penalità. Cosa dicevo? Ah sì, fortunatamente fanno iniziare il campionato in Grecia, dove le strade sono abbastanza larghe. C'è un po' di terriccio, c'è abbastanza terriccio, ma è comunque tutto asciutto. E poi, con i crediti iniziali si possono comprare solo auto degli anni 60, che vanno relativamente piano. Ed è meglio così del resto, anche perché non oso immaginare cosa accadrebbe con una macchina più veloce, magari del 2010. Se già riesco a cappottare quasi con questa, ecco, figuriamoci con una più moderna. La visuale interna rende parecchio, tra l'altro ti dà una buona sensazione di velocità e una visuale migliore indubbiamente. Certo, ripeto, la voce del copilota avrebbe aiutato parecchio, a quanto pare. Che è successo? Danni irreversibili, 87% di danno, cioè ho fatto un volo incredibile. Ciao Royce! Bentornato, bentornato Royce. Come va? Oggi siamo di rally. Volevo provare questo gioco. Non provavo un gioco di rally della Codemaster da diverso tempo. E devo dire che questo è veramente. Eccolo là, è veramente fantastico. Come vedi, mi cappotto allegramente. Ma cosa giochi di bello, Royce? Dimmi tutto. Dai, tutto sommato. Ok, non ho scoppiato nemmeno una ruota. Ma forse è la
la guida a destra che mi destabilizza un po'. Un attimo che non ti leggo. Allora, sto andando avanti con Contestalk, ma non porto le live ormai da non so quanto tempo. Come mai? Come mai? Che è successo? Ti sei stancato? Eh sì, lo sai che sotto questo punto di vista ti capisco abbastanza bene. Bisogna perseverare anche quando tutto sembra difficile, alla fin fine puoi solo migliorare, ecco. Questo io mi dico. Tra me e me dico, ok, in questo momento non mi sta seguendo nessuno, magari passerà qualcuno interessato e mi chiederà qualcosa, cercherà informazioni, e se non viene va bene, pazienza, avrò parlato per 2 ore da solo, ma mi sarà servito a qualcosa, ecco. Nel frattempo io continuo a prendere qua i burroni con la mini. Piuttosto dimmi, audio, cioè il mio audio, quello del gioco, il video, è tutto bene? La live come ti sembra? Fluida come sempre? Ci sono problemi di audio, problemi di video? Dimmi un po'. Spero di no. Dico io, mi sembra di vederla abbastanza bene sul secondo monitor, però. Ciao MX, ciao MX, buonasera, buonasera. Perfetto, no problem. Come avete passato queste vacanze natalizie? Tutto bene? Avete ricevuto qualche gioco, non so, o avete rispolverato qualche gioco soprattutto, perché io nel periodo natalizio mi butto sempre sul retro gaming. No, dai, non ci credo. Danni irreparabili ancora una volta. Dicevo, io nel periodo natalizio rispolvero, dico, vecchi classici. Per esempio, l'anno scorso mi sono buttato sul primo Metal Gear Solid per PlayStation 1, per dire. L'anno prima su Driver, sempre PlayStation 1. Comunque non c'è verso di finire questa tappa, eh. È già la terza volta che riavvio. Serve un po' più di concentrazione, un po' più di concentrazione. Io l'ho passato mangiando l'impossibile, forse per questo che i domini vanno a rilento. Se mi serviva da un po'. Io di utile solo la stampante. La stampante, per fare che? Stampare documenti.
Comunque, anch'io ho abusato del cibo in una maniera esagerata, ragazzi. Esagerata. Abbiamo mangiato fino a scoppiare. Del resto si sa che al sud si mangia parecchio durante le festività e che i pranzi di Natale durano fino a gennaio, in poche parole. C'è tutta una o due settimane di cibo non stop. Ebbene sì, ebbene sì. Comunque ragazzi, mi sono accorto veramente che questo gioco è una figata. Veramente bello, mi piace parecchio. Ho avuto modo di provare anche auto più performanti, anche sotto la pioggia, cioè grafica, audio, controlli, è veramente il top. Non solo al sud, fidati, ok, qui al nord si mangia da fa schifo pure. Io sono un tortellino. Guardate ragazzi, veramente, io mi sento un cinghiale. Penso che a gennaio dovrò allenarmi come un dannato ogni giorno per smaltire tutto quello che ho mangiato. No, 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 no. Ok. Ho fatto un po' di danno. Sa che devo correre con la visuale interna, perché quella esterna è abbastanza pericolosa. Però forse, se non parlo troppo, riesco a finire questo stage. Vediamo se è vero. Ecco, mezza parola, e già mi stavo cappottando. Dai, mancano gli ultimi due segmenti e ci sono. Questo campionato in Grecia ha quattro tappe, orientativamente tutte asciutte e sullo sterrato. Oh, ok. Ero su due ruote. Il problema sono ovviamente i burroni, perché non c'è guardrail, eccolo, ecco, esattamente questi. E questi avvallamenti che si formano ai bordi della strada. Se ne prendi uno, spicchi il decollo e ti trovano su Marte. Arrivo al checkpoint e vi leggo immediatamente, ragazzi. Non voglio distrarmi perché. Vorrei anche capire che posizione mi mette il gioco, sicuramente almeno settima, ottava posizione. Aspiro a quello. Onestamente, facendo tutti questi incidenti non posso aspirare ad altro. Ci siamo. Eccolo lì il traguardo. Olè. Allora, Royce se n'è andato quasi. Ci becchiamo dopo. Se ci sei ancora, buona live. Iscriviti al canale, questo è bro. Ok, grazie Royce, a presto. Dai, sono arrivato in sesta posizione su 16 concorrenti. Dai, alla fin fine non è una posizione brutta, così brutta. Ora però non mi fa, essendo 4 le tappe, non mi farà riparare l'auto. Quindi dovrò correre ancora con i danni che ho.
Nella successiva tappa, questa qui, Abies, mi permetteranno di aggiustarmi, mi daranno almeno 30 minuti di tempo per aggiustare motore, spero, non so quali sono i danni più ingenti della mia Mini Cooper. Vediamo. Allora, prosegui. Ok, il motore non fuma alla partenza e questo è già un buon inizio. Quindi inizio a pensare che i danni al motore non sono così ingenti. Certo, la carrozzeria ne ha risentito un po'. E io, ecco, mamma mia, mamma mia. Ok. Stavo per cadere. Ripeto, purtroppo la voce del copilota non è possibile sentirla perché ho riscontrato un bug che hanno riscontrato anche molti altri giocatori, ovvero aggiornando all'ultima versione il gioco annulla la voce del copilota, pertanto io devo, devo affidarmi agli indicatori su schermo, quelli in alto, posizionati al centro dello schermo. Il copilota, ovviamente la voce del copilota aiuta in questi giochi, aiuta parecchio. In modo tale che tu non devi in continuazione alzare lo sguardo ad osservare i vari avvertimenti. E ti prepari anche con il giusto tempismo. Quindi io ho il copilota qui accanto che è sordomuto, in realtà sta pregando. Spero magari riescano a fissare questo problema con il prossimo aggiornamento. La carrozzeria è un optional, hai perfettamente ragione. A me interessa la meccanica. Ok. Nessun danno, credo. Vediamo. Vabbè, la carrozzeria è un po' messa male, comunque. Sarà anche un optional, però l'aerodinamica conta leggermente. No, anzi non leggermente, conta. Se riesco a fare un segmento senza panicarmi e finire in un burrone. Più che altro questa è la seconda volta che faccio questo campionato, quindi vorrei anche vedere altre ambientazioni, anche un po' di pioggia, del fango, non guasta mai. E pensare che il gioco è nato come una sorta di esperimento da parte di Codemaster. Poi hanno visto il successo su Steam, la gente ha cominciato ad acquistare il gioco, quindi loro hanno aggiunto contenuti su contenuti, ancora ovviamente continuano ad inserirne. Tant'è che hanno annunciato il rilascio di Dirt Rally anche su console, mi sembra cazzolata, il 5 aprile 2016 dovrebbe essere la data di rilascio su console. Hai problemi a vedere la live? MX?
Dico, se ci sono problemi, premi F5, aggiorna la pagina e vedi se la cosa si sistema in qualche modo. Oh, sono arrivato quarto, in questo momento sono quarto. Quarto nel campionato, il che vuol dire che ho qualche speranza di arrivare tra i primi tre. Ora mi dovrebbero far aggiustare la macchina, in teoria, vediamo. Eh sì, ripara veicolo. Allora, raccomandazioni equipaggio, vediamo cosa mi raccomandano di riparare. Un po' tutto, effettivamente. Ok, anzi, faccio segui i consigli e mi dovrebbe spostare tutto. Esatto. Quindi, oltrepassati 29 minuti, cioè se io sposto lo slide, ecco, un po' più in là, mi va una penalità di 60, di 20 secondi. Ok, la carrozzeria non l'ha giusto nemmeno pagata, però va bene, ho riparato cambio, sospensioni e ruote, ok. Quindi andiamo avanti, a via tappa. Spero di fare cosa di utile. Oh, dai, non ci credo. Recupera veicolo. Ok, è già il primo ribaltone è stato fatto a nemmeno 20 metri dalla partenza. Quello che mi frega è che prendo le curve molto strette, quindi prendendo le curve strette, giustamente le ruote passano sugli avvallamenti e la macchina si cappotta in una maniera immane. Ma se io faccio ricomincia, mi dovrebbe far ricominciare da qui. Sì, ok, meglio così. Dovrei evitare di prendere le curve strette e devo prendere un pochettino più larghe. Purtroppo questa è, come dire, una sorta di deformazione, non professionale, ma della realtà, perché avendo una macchina molto bassa mi piace nella vita reale prendere le curve molto strette, quasi attaccate al guardrail, ai muri, e quindi riproduco lo stesso comportamento all'interno del gioco, solo che qui rischio di morire. Se dovrei usare anche un po' di più il freno volendo, piuttosto che decelerare. La presa dalla guida di Euro Truck Simulator. Ah, guarda, anche in Euro Truck Simulator ogni tanto, non so se è l'ultima volta che ci siamo visti durante la diretta di Euro Truck Simulator, ho avuto modo di vedere, ma riesco a cappottarmi anche con i camion. E magari non mi accorgo della velocità sostenuta, prendo le rampe in autostrada a 80, 90 e ovviamente a pieno carico il camion si cappotta allegramente.
preso un sassolino. Ho 14 secondi di penalità, anzi 15. Ecco, ora diventano sicuramente di più. Ecco qua. Queste manovre da stuntman improvvisato. Comunque la Mini Cooper resiste, l'ho fatta sbattere e capottare 300 volte, ancora sembra... ecco, mezza parola, quella mezza parola che è troppo. Penso di avere una ruota a scoppia, ho questa vaga sensazione, ecco. Ce le ho tutte sane la macchina ad essere completamente scoppia. Però questa volta mi sa che la quarta posizione me la sogno. Forse dovrei togliere il controllo. Allora, opzioni, preferenze. Allora, c'ho il controllo dell'aderenza, lo metterei a 1, esatto, se no proprio a no. E vedere un attimo la differenza. Cambiare le preferenze, sia nelle gare, influisce su tutti i bonus e ricompensa. Ok. Vediamo un attimo la differenza, perché ho il timore che la macchina se ne vada in quel modo, proprio perché non posso avere il controllo totale. Ci siamo, lo sento il traguardo, arriva, arriva. Ok. Madò, ho preso il traguardo in pieno. Vabbè, dai, sono arrivato quinto. Quindi dovrei essere... Ok, ancora quarto, ho mantenuto la posizione. Non so se... Certo, adesso dovrei fare quest'ultima gara al meglio per arrivare almeno terzo. La cosa figa di questa versione di Rally Dirt è che ti danno la possibilità di vincere dei crediti. E con questi crediti puoi acquistare l'auto, modificarla e addirittura, come si dice, assoldare, non mi viene un altro termine al momento, degli ingegneri per lavorare nel tuo team e che ti aiutano a riparare l'auto. Che figata, c'era un drone che volava davanti alla mia macchina. Fantastico. Non me ne ero accorto prima. Ecco, non volevo dire assoldare, ma volevo dire assumere, ecco, non mi veniva il termine corretto. Eccolo.
Assumere ingegneri, sì, perfetto. Ho sempre in mente termini da gioco di ruolo. Questa è una bella scalata, se non ricordo male, tutta in salita. Ho recuperato la macchina all'ultimo istante, il conto alla rovescia, appena metti una ruota fuori praticamente il conto alla rovescia parte senza pietà. Qui c'è una curva brutta. Sono sempre più convinto che la voce del copilota sia fondamentale. 2MX, giochi a qualche gioco di rally, non so, WRC, gli altri dirt, oppure hai giocato, non so, a Colin McRae Rally, Richard Burns, o semplicemente li odi questi giochi? Ok, l'ultimo segmento, vediamo di farlo discretamente, non così. C'è qualche problemuccio al cambio. Solo giochi di ruolo. Allora, dimmi, con quale Final Fantasy hai iniziato? Secondo me sei un tipo che ha iniziato con Final Fantasy VII. Oh, fine evento, fine evento. Terzo, vai. Ricompensa totale. Allora, finito terzo. 30.000, bonus ricompense, costi di riparazione. Ricompensa totale, 31.000. Bene, bene, bene. Aggiornamento motore installato. Aggiornamento motore 2 al 30% sbloccato. Bell'evento successivo. Ok, qui c'è pomeriggio nuvoloso. Qui c'è asfalto da quello che vedo. Dove siamo? Dove siamo? Monte Carlo Monaco, ovviamente. Con il 3, ma il mio preferito è il 7 e il 10. Poi gli altri non sono. Final Fantasy è il mio parere. Io ho cominciato con l'8, poi ho fatto il 9, 10, 11 e così via. In realtà mi manca il 7.
però penso di rifarmi prossimamente. Però per me l'otto è stato qualcosa di fantastico, veramente. L'otto l'ho divorato letteralmente. Ok, vediamo come si comporta la macchina sull'asfalto. Ai, ai. Salitina. Grazie, grazie. Queste macchine parcheggiate ai bordi strada ne vogliamo parlare, sono pericolosissime. Ecco, vedi? Vedi che sono pericolosissime proprio per questo motivo. Quella era una trappola, sicuro. Ok, questa tappa orientativamente è stata piuttosto fluida, ecco. Ovviamente sull'asfalto è tutto più semplice, anche se era misto, asciutto e bagnato. Sì, effettivamente la gente che sta a bordo. Ok, sono sempre quarto. Sì, la gente che sta a bordo pista durante i rally c'è da ammazzare, ma più che altro nelle curve. Ho visto diversi video su YouTube, o comunque spesso si sente di incidenti nel mondo del rally, proprio perché molta gente si ostina a stare in punti dove, nei punti più pericolosi, ecco, dei tracciati. È una cosa senza senso. Thank you.
qui c'è già un po' più di neve. Ho lisciato un muretto, non so nemmeno io per quanto, veramente, ci passavo un capello. Wow, eccolo, camioncino, bello preso in pieno. Accavallamento, perfetto, cumuli di neve, come se non ci fosse un domani. Ma quindi al momento MX a cosa stai giocando? Cioè stai giocando a qualcosa, a qualche altro gioco di ruolo? Ma poi giochi su PC o li giochi su console? Ah merda, no! Danni irreversibili. Ah, tu stai sull'Appennino, deve essere molto, molto bello come deve essere molto bella come location. Io sono un appassionato di escursioni, quindi montagne, scalate, cioè ne vado pazzo. No, mi ha dato 15 secondi di penalità perché sono salito sul pubblico. Giusto per ritornare al discorso di prima. Ma non l'ho fatto apposta, eh. Oh, sto camion lo devo prendere sempre, sempre. Il cofano. Ah, se n'è andato pure un pezzo del passaruota, bene. Bello Darkest Dungeon, veramente, veramente fatto bene. Io mi sono divertito parecchio con quel gioco. E molto probabilmente ritornerò a giocarci in diretta. Mi piace tutto, mi piace il gameplay in particolare a scorrimento orizzontale 2D, ma soprattutto mi piace lo stile grafico di quel gioco. Lo stile grafico è fantastico, le ambientazioni, i personaggi, quell'ambientazione molto, molto cupa, poi il fatto che i personaggi possono impazzire.
sprigionare dei malus o dei bonus a seconda delle loro caratteristiche. Veramente, veramente bello. Penso proprio che lo rigiocherò. Questa tappa la sto facendo veramente male. No, dai, era l'ultimo segmento, non ci credo. Porca Eva. Sì, ottimo gioco, merita un sacco. Ma mi sa che nel leggere di distrae non voglio che per colpa mia devi rifare tutte le volte. Ed è quello che è accaduto, danni irreversibili. Yay! Ricominciamo, dai, tanto alla fin fine siamo qui per questo. Il problema è che non ho i monitor uno accanto all'altro, altrimenti sarebbe stato più semplice leggere. Ce l'ho uno un po' distanziato dall'altro, quindi devo girare proprio la testa per osservarlo. Ah, ma che scusa, alla fin fine è quello che mi piace fare, quindi scrivi, scrivi. Più ci teniamo compagnia, meglio è. Io in realtà, a proposito di giochi di ruolo, ultimamente sto giocando a Life is Feudal, è stato rilasciato da poco su Steam. E devo dire che mi sta piacendo veramente tanto, anche perché ho avuto la fortuna di trovare un server roleplay dove tutti appunto impersonano un personaggio e si ruola parecchio. Ed è sostanzialmente un simulatore di creare il personaggio, dopodiché lo specializzi in qualcosa e vai a vivere in mezzo agli altri giocatori, crei merda quel camion, costruisci case, pianti, fai, non so, ti dedichi all'agricoltura, gestisci animali, non lo so, è veramente particolare come gioco, ovviamente va giocato con una comunità possibilmente già ben avviata. Giocare da solo non ha molto senso, anche perché il tuo personaggio lo specializzi in dei rami ben precisi e se ti serve dell'altro, per esempio se tu specializzi il tuo personaggio nel ramo agricoltura e devi costruire una casa, devi fare per forza riferimento ad un giocatore che ha il ramo, non so, carpentiere o costruttore. Quindi è veramente figo. Io ho trovato questo server appunto, dove si gioca di ruolo, è veramente fantastico. Io sono andato in onda già diverse volte con questo gioco. Sì, dovrò creare l'hashtag spostate quel furgone necessariamente ora su Facebook. Inizierò a fare girare questo hashtag. Ok, allora, questo è il punto principale.
pericoloso dove, che mi ha fatto riavviare almeno 50 volte. L'ultimo segmento. No, 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 dai, ma aspetta, com'è possibile che ho fatto dei danni irriparabili cadendo da 2 metri? E questa volta non stavo leggendo la chat, giuro. Merda. Mi sa che proseguo. Proseguo, proseguo. Vai all'evento successivo, eh sì, necessariamente. Dove siamo? Qui, Finlandia, Finlandia. In che senso non riesci a parlare come parliamo noi? Alla fin fine dico, è solo una questione di abitudine, cioè, basta sapere le regole e poi orientativamente si usa il voi, visto che è ambientato nel Medioevo. Non è così difficile, tutto sommato. Preso un alberello. Ho perso diversi secondi preziosi, ovviamente. Qui è tutto un po' più, ecco, un po' più complicato. Eccolo lì. Che le strade sono larghe, però ti fanno acquistare velocità e arrivando a un certo punto l'auto diventa incontrollabile. Se facevo quel salto un po' più a destra, prendevo il palo proprio di netto e me lo portavo a casa.
poi ai bordi di questa strada ci sono i fossati per gli squali. Quindi non appena io ci entro con una ruota, la macchina se ne va per i cavoli suoi. Traguardo. A me verrebbe da dire: oh, quella come butta, oppure yo bro, what's up? Ma questo lo puoi fare su altri server, lo puoi fare tranquillamente nei server dove non si gioca di ruolo, ecco. Nel server dove gioco io, chiaramente bisogna mantenere una certa etichetta, chiaramente seguire delle regole ben precise. Vediamo se riesco a terminare queste quattro tappe della Finlandia. Che cos'è? Mamma mia, una sauna. Mi sa che il motore è andato. Ecco. Poi con questo colpo di grazia gli possiamo dire addio. Ah, sono senza una ruota. Ricomincia. Signori, scusate, non volevo disturbarvi, ho solo sbagliato la curva. Ecco qui, tutto a posto. Mi sono accorto che mi segna le curve con largo anticipo. Infatti io sapevo che c'era una curva a gomito, ma ho frenato 3 km prima perché me l'ha segnalata 3 km prima. Ok, ce l'ho, lo tengo il controllo. MX, hai provato a giocare a XCOM? Che tra l'altro il prossimo anno uscirà il 2, XCOM 2. È veramente figo, io ci ho iniziato a giocare, in realtà l'avevo già provato su console,
Ma di recente, durante il periodo natalizio, ho iniziato a rigiocarci su PC. Ho scaricato anche il DLC XCOM Enemy Within. Ed è veramente uno strategico fantastico, perché è strategico e manageriale, perché devi gestire la tua base operativa, insomma gestire tutte le varie tecnologie, i soldati e quant'altro. Se ti consiglio di dargli un'occhiata casomai su Google o su YouTube, che è veramente fatto bene. E, tra l'altro è uno di quei giochi che una volta che inizi una partita la finisci dopo ore senza accorgertene. Che sole. Stavo avvicinando pericolosamente agli alberi. Ultimo segmento. Ci siamo, sta per finire, finalmente potrò anche riparare la macchina. Dai, dai, dai. Siamo, eccolo. Allora, molto tattico, davvero carino, ma ti dirò, io XCOM ho giocato all'originale su Amiga e se non ricordo male. Lo ricordo anch'io quell'XCOM, vecchissimo, vecchissimo. Ed era già una figata ai tempi. Io però non l'ho giocato nel tuo stesso periodo perché sto capendo che sei molto più grande di me. Però sì, l'ho provato. Nulla da dire, però gli ultimi usciti sono veramente fantastici. E il 2, senza ombra di dubbio, sarà ancora più bello. Ok, adesso dovrei riparare la mia auto. Allora, ripara. 35 anni sono vecchio. Vabbè, dai, ci scambiamo di 5 anni, tutto sommato. Ripara veicolo, vediamo le raccomandazioni dell'equipaggio. Ovviamente mi consigliano di riparare il radiatore, perché è quello che mi fa fumeggiare la macchina. Ok, ripara veicolo, perfetto, avvia tappa. In teoria, la macchina fuma ancora, però va bene. Forse dovrà essere riparata al 100% per risolvere quel problema.
No, che cos'è? Numeri, attenzione. Allora, se ritornavo in pista dopo quel volo, era da registrare e mettere su YouTube. Ok, MX, grazie a te per la visita. Buon proseguimento di serata, a presto. Ciao caro. Liscio, ecco, però un palo lo devo prendere comunque, un palo, un albero più che altro. Vabbè. Ok. E anche il secondo segmento è andato, anche se anche in ritardo. No, dai, però. Possibile. Vediamo in che posizione riesco a finire questa gara sperando che di non essere sceso di molte posizioni, ma sarò sceso quasi sicuramente. Non ricordo se ero quarto o quinto addirittura. Ora vedremo. Classifica generale.
no, 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 non mi cappottare giusto all'ultimo. Oh, ok. Quarto, quindi. Ok, rimango quarto. Perfetto. Mezzogiorno soleggiato. Gioco la posizione, vorrei arrivare terzo, come in Grecia. Immancabile dritto per dritto. Sei secondi di penalità. Siamo tantissimi. In qualche modo dovrò provare a recuperarmi, anche se dubito fortemente di riuscirci. No, bene, possiamo proseguire con la macchina devastata. Ok, sento un nuovo rumore all'interno dell'abitacolo, questo vuol dire che ho rotto sicuramente qualcosa di importante. Thank you.
traguardo dritto davanti a me. Perfetto. Quarta posizione, mi sono mantenuto nella quarta posizione. 32.000 crediti. Ok. Aggiornamento motore 2 installato. Nella classifica però sono... Ah, sono salito, ok, alla quinta posizione. Salva ed esce al menu. Vorrei controllare se la guida è troppo sensibile. Vabbè. Campionati, gestione team. Ho 64.000 crediti. Bloccato. Dopo 2,3 km. Va bene. Campionati. La lancia Fulvia quasi quasi, ma anche se non ho ben capito. Campionati personali di Rally, il Climb, Garage, Santa, no, vorrei un attimo capire se mi è possibile continuare però con la lancia Fulvia. Sì. Che livrea prenderei, questa della KN. Giorno nuvoloso, facciamo giusto quest'altra gara, dopodiché chiudiamo qui con la diretta di Dirt Rally. Di tappa, quantomeno finalmente ho la guida a sinistra. Primo ribaltone. Direi che sono arrivato, arrivato. Ragazzi, grazie per averci seguito. Vi ricordo che tutti i link alle nostre pagine social li potete trovare in fondo alla pagina. Noi siamo su Facebook, su YouTube, su Twitter. Ovviamente condividete e mettete, cliccate sul tastino follow per seguire le nostre dirette e tenervi sempre aggiornati. Come sempre, ragazzi, buon gioco!